Per i 25 anni chiaramente noi portiamo avanti quello che è un po' il cuore pulsante di quello che facciamo, perché sostanzialmente nulla si crea, nulla si distrugge e tutto si trasforma. Il tema dei rifiuti era un tema di emergenza rifiuti. Il mondo affoga. Abbiamo il regista, Sandro Lucente, lo sappiamo, che è uno dei figli nobili del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, che è veramente una delle migliori fabbriche dove si producono talenti. E gli chiederei intanto ad Alessandro come è venuta l'idea, come è stata gestita questa idea di raccontare 25 anni di nuova cultura italiana. Di questo si tratta. Sì, c'era un noto pubblicitario che diceva che l'idea è come uno spiedino, che tiene insieme tutti i vari ingredienti, no? Quindi dalla salsiccia, il peperone, la pancetta. Ecco, l'idea che ha, come dire, raccolto tutti questi ingredienti che vanno a comporre poi questa storia del Conai, l'idea era semplice in realtà e parte proprio dal cinema, perché il cinema, come sappiamo, non è soltanto visione, ma è anche ascolto. E quindi per me l'idea è innanzitutto mettermi al servizio del CONAI, quindi con tutto quello che possiamo aver appreso all'interno dei nostri studi, era metterlo proprio al servizio di tutte queste storie che il CONAI, di tutti questi ingredienti, e poi utilizzare il linguaggio cinematografico per raccontare questa unicità, questo unicum. Il risultato secondo me è eccellente perché emoziona, ti accompagna lungo la storia senza che quasi te ne rendi conto e soprattutto è un risultato che ha anche un qualche cosa di inaspettato, perché insomma la tematica del riciclo è sempre una tematica importante, l'impatto ambientale, però è un docufilm che alla fine risulta leggero, delicato e divertente. Questo non era assolutamente scontato. Alessandro Lucente è curioso? Sa ascoltare e ha la capacità poi di tessere le varie parti del mosaico in modo tale da poter raccontare in un modo che emoziona una storia.